Il Golfo di Rodas. Buondì, mi sento davvero rotto, fisicamente, gambe, braccia, schiena, tutto. Oggi mi incontro con Manuela più o meno per di là, in mezzo a quella piana lì. Farò un giretto qua per il Cable Creus, ancora non ho deciso la ruta di oggi, il giro di oggi. E boh, inventerò in base a come mi sento con le gambe, eccetera. Si chiama eccesso di confidenza. E non so se devo scendere di qui, comunque ormai. Oggi è una giornata un po' così, sta iniziando a piovere. Vediamo se riesco a farvi vedere, farvi capire qualcosa. A destra, qua a destra, questo è il Golfo di Rosas. Là perso nella nebbia ci sono le Islas Medas, dove c'è scala, le Star Teeth. Adesso provo a fare uno zoom e vediamo se vede qualcosa. Rapido, forse è a fuoco. Quella roba lì sono le Islas Medas. Come dice Pau, Cap de Creus è tanto duro quanto bello. Ed è molto, molto, molto bello. Esta montaña es la misma que veíais antes, solo un poco más cerca. Das la vuelta a una curva y estás unos metros más cerquita. Otra curva, otra carita. Otra montaña. Y habrá otra curva y otra carita. Es que la verdad es que no sé por qué este sitio me transmite tanto, tantas emociones, que son solo rocas. Y mar, la verdad es que no lo entiendo, pero bueno, algún día ya lo voy a entender. Caminos aquí hay como para perderse. El tema es que no quieres perderte en un sitio donde no hay un árbol ni sombra. Salita, col vento in faccia, è durina, direi. Giro di oggi, la ruota di oggi, c'è la curva e bam! Calaches. È abbastanza bestiale come esperienza. Scesa mi ha demolito le mani. Comida y bebida o algo, sería mejor esperar un rato antes de volver a arrancar, pero está volviendo a empezar a llover, entonces no sé bien qué hacer, pero entre esperar y salir, gana siempre salir. Ancora 1,5 km di salita vera, poi 5 km di falso piano, cioè sale, ma meno, e poi discesa, e si acabò la giornata, poi c'è piano, forse controvento, probabile. C'è vento e se c'è vento è contro, garantito. E adesso è tutto discesa. Adesso sono dall'altro lato della montagna. Quello che vedete, le montagne che vedete là in fondo sono Francia, quella che avevo lasciato ieri. Qua dovrebbe esserci tipo Port de la Selva, qualcosa del genere. E in teoria da lì inizia il Golfo del Leone, se non dico scemenze. Esta experiencia y este vídeo se acaban aquí, no tengo más material. Si queréis que haga un vídeo resumen bien hecho y no un vídeo en ruta, ponéis comentarios aquí abajo. Y falta el sponsor de este último día.